è stato trovato privo di vita nel suo letto, stroncato da un arresto cardiaco a soli 29 anni. Dramma nel dramma, San Nicola Trignano, piccola frazione di Ariano Irpino. Michele Loconte, giovane esemplare di sani principi, aveva deciso di riposarsi dopo aver accusato qualche decimo di febbre, non si è più svegliato. Sottoposto a un tampone da parte del medico legale Carmen Sementa, sul posto insieme ai carabinieri, è risultato positivo al Covid-19. Il giovane era vaccinato con due dosi, l'ultima effettuata a luglio scorso, e a breve in procinto di prenotare la terza di copertura alla scadenza dei 5 mesi. Non c'è stato il tempo. I familiari in isolamento non potranno neppure prendere parte ai funerali. Il dolore del parroco, Don Michele Puopolo. Di solito in queste circostanze si possono usare parole di circostanza, ma realmente Michele era un bravissimo ragazzo, veniva da una bravissima famiglia, una famiglia attiva nella comunità, presente in tutta l'attività della parrocchia, e c'è un grande dolore per tutta la comunità, in modo particolare per i genitori che hanno bisogno di tanto affetto, preghiera e vicinanza. I funerali saranno officiati dal vescovo venerdì mattina alle 9:30 davanti alla scuola di Palazzisi. Ha sentito la famiglia? Sì, sì, sono stato con loro tutta la notte, sono ritornato questa mattina, ma non ci sono veramente parole in queste circostanze.